Ciao ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Allora, oggi faremo questo look che porto. Se vi interessa sapere come l'ho fatto, ci vediamo tra poco. Allora, inizio con la mia base preferita, quella della NYX, che vado a mettere su tutta la palpebra. E vado a prendere la mia palette Makeup Revolution. Prendo questo colore che avete visto, che sembra un bianco matte, che vado a mettere sopra il primer solo per facilitare l'applicazione degli altri colori, ok? Allora, iniziamo con questo colore della Nabla Cosmetics, mo non mi viene il nome, tanto avrete come al solito tutto sulla info box. Vado a mettere il colore, come potete vedere, all'angolo esterno dell'occhio, però rimango dentro la piega, ovviamente. Poi della mia palette Naked Chocolate prendo questo colore che vedete, vado a bagnare un pochino il mio pennello e applico il colore sulla palpebra mobile. Sempre della Nabla Cosmetics uso questo colore che si chiama Wild Side, con un pennello abbastanza piatto, e metto il colore sempre all'angolo esterno dell'occhio e sopra, diciamo, il colore che avevo messo prima della Nabla, e vado a sfumare. Prendo questo colore che si chiama Peach Velvet, sempre della Nabla Cosmetics, e vado a mettere sempre all'esterno dell'occhio, come potete vedere. Oggi farò tutto il lavoro sull'esterno angolare della palpebra, rimanendo sempre nella piega dell'occhio, e sfumo verso l'alto, come potete vedere. Cioè, sfumo in modo tale di trovare un colore abbastanza leggero, non voglio niente di esagerato. Sfumo verso l'alto, ovviamente. Poi vado a prendere The Balm Marilou, che è un illuminante, che vado a mettere sotto le mie sopracciglia. Sotto le mie ciglia inferiori vado a mettere il colore Peach Velvet e il Wild Side, anche se non si vede, vabbè, lo volevo così. E poi all'angolo interno dell'occhio vado a mettere l'illuminante di Marilou. Poi passerò all'eyeliner. Come al solito uso il gel della NYX, lo uso molto spesso perché è molto facile a gestire. Finito con il gel, vado ad usare un correttore per aggiustare la mia linea. Poi, per dare un effetto abbastanza nero, uso un altro eyeliner della NYC. Proseguo con il mascara, questo è il mascara della NYC, lo uso spesso. Poi vado a mettermi delle ciglia finte. La palette Naked Chocolate uso questo colore che vedete, giusto per rendere un pochino scuro questa parte dove metto il colore, diciamo.
e vado a sfumare. Poi uso all'interno dell'occhio la matita nera della Astra e passo alle labbra. Questa è una matita della Rimmel London, penso che si chiama Exaggerate, non mi ricordo il numero, però ve lo lascerò sull'info box. E questo è il risultato, però non ero molto soddisfatta, allora ho messo un altro rossetto, questo è della NYX ed è un rossetto matte che ho messo sopra la matita. Oh, che bellezze, questo è il risultato finale e io come al solito mi sono divertita a fare questo look per voi, come avete visto è abbastanza facile. Non dimenticate di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Vi mando un sacco di baci, statemi bene. Ciao!